le vele di San Ruffino, 11-12 maggio, la tradizionale regata nel lago di San Ruffino, giunta alla 15ª edizione, una manifestazione nata dall'idea di Stefano Castori. Come è nato questo evento e come si è sviluppato nel tempo? Le vele ha iniziato grazie a tutto un parterre di persone che ci hanno creduto, che hanno visto, diciamo, lo sviluppo di questa bellissima realtà, e che la vela non è soltanto regata, ma la vela è anche tutto un percorso di arte culinaria che non ne sentiamo mai parlare, per esempio dalle lavande che fanno parte anche del condimento di un piatto, come ad esempio lo zafferano, con cui abbiamo chiuso questa conferenza stampa convegno. È davvero incredibile, sotto la struttura della Cassa di Risparmio e Fermo, che rappresenta l'economia anche della valle, e quindi automaticamente ci spostiamo per creare attrazione, sviluppo, ricerca, e abbiamo finito per parlare di energia. Un lago che dà energia elettrica alle case ancora con la semplice naturale centrale idroelettrica, senza sviluppo di calore. Quindi diciamo che è una manifestazione completa che attrae l'occhio e l'attenzione di magari di investitori, senza mai danneggiare e perdere l'occhio tutta la natura, perché questo, come avete sentito, c'è un'unità sulla natura che è incredibile, e abbiamo visto riaffiorare uccelli, cigni mai passati nella storia, e quindi dobbiamo mantenerla. Nel finale la vela non rumoreggia, con i colori non disturba, e mantiene l'habitat perfetto e in equilibrio. Dicevamo, non solo sport ma anche turismo enogastronomico, ci saranno anche tante altre attività come fotografia, certo. Non so, vuoi parlarcene? Pittura, fotografia, ma non creare concorsi, materiali che rimarranno a disposizione dei comuni, e quindi una conoscenza sulla fotografia, una conoscenza su un percorso che i comuni faranno al termine di questa fase. E poi naturalmente ci sono tutte le altre sinergie, a partire dal cavallo e tante altre cose, che permettono di stazionare più giorni, più dei due giorni, perché come saprete noi saremo presenti anche il venerdì con un allenamento di tutti gli sportivi durante il pomeriggio, perché i ragazzi che si mettono a disposizione per la competizione hanno bisogno di allenamenti, quindi ragazzi che tirano ragazzi nel territorio, e non a caso ci sono un paio di elementi del territorio che hanno sviluppato la vela e non sono niente male. Quindi tanti buoni motivi per partecipare, 11-12 maggio. Vuoi fare un invito alle persone? Io invito tutti, invito chi ama la natura, chi ama la qualità, l'attenzione, a vivere questi due e più giorni con noi. Grazie.